La situazione dal punto di vista epidemiologico sta nettamente migliorando e quindi bisogna essere fiduciosi. Con ciò però non bisogna eh, abbassare completamente la guardia perché è un virus infido, noi eh, abbiamo visto come si comporta. No? Eh, probabilmente non ci saranno moltissimi casi mh, da qui a un mese, scenderanno fortunatamente i casi ospedalizzati, i casi gravi, però, questo virus circolerà eh, in maniera minore ma circolerà nei mesi caldi. Ormai sappiamo come si comporta. Ora, eh, la strategia diciamo nostra qual è e cercare di mantenere un atteggiamento eh, corretto nei mesi caldi mm, e quindi di farlo circolare eh, poco in modo tale che la platea eh, dei, 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 virus, dei, dei pazienti affetti da virus eh, quando ricomincerà a fare freddo sarà eh, diciamo il più possibilmente contenuta perché se no riavremo comunque di nuovo dei casi nei mesi freddi del 2022-2023. Sarà Omicron? Non lo so, è possibile pure che sia ancora Omicron e comunque non ci possiamo aspettare che eh, da Omicron poi verrà generata eh, subito una variante cosiddetta endemica. La natura eh, agisce per gradi, non, non fa dei salti, eh, diciamo, eh, e quindi bisogna, eh, bisogna aspettare i, i, tempi, i tempi. Spero che nel 2023 probabilmente si arriverà ad una variante cosiddetta endemica, cioè una variante che è innocua eh, per, per l'essere umano, che potrà produrre poco più di un raffreddore comune, sindrome banale, sindrome influenza. Però eh, suppongo che eh, nel prossimo autunno e nel prossimo inverno avremo a che fare ancora con questo virus patogeno che si chiami Omicron o in altra maniera, io questo non, non lo so. Quindi la strategia è cercare di avere un comportamento corretto, comportamento corretto che dobbiamo cominciare ad avere anche da questo periodo perché ci sono... Uh, ovviamente dei rallentamenti per quanto riguarda uh, gli obblighi eh, e quindi mascherina all'aperto no, probabilmente tra qualche settimana anche la mascherina al chiuso non verrà portata. Io voglio uh, ricordare che purtroppo uh, questo virus, in particolare Omicron, si trasmette sì con le goccioni del flug, ma anche con l'aerosol. Che cosa significa? Significa che se la trasmissione Fosse stata esclusivamente con le goccine del fughe, avrebbe avuto senso eh, il distanziamento sociale e basta. Avendo invece la possibilità di essere trasmesso per aerosol, è ovvio che nell'ambiente all'aperto l'aerosol viene disperso, quindi la quantità di virus con i quali si viene a contatto è comunque minima, ma nell'ambiente chiuso l'aerosol si può concentrare se, no, concentrare, se non c'è una. A reazione eh, frequente è ovvio che eh, il virus permane e eh, il soggetto può infettarsi. Quindi, eh, cerchiamo di, eh, di fare, eh, mh, soprattutto d'estate, una vita più possibilmente all'aperto e poi eh, la mascherina. Eh, continuo a ripetere: è il presidio più importante.